Grazie Presidente, io rimango e mi dispiace perché comunque credo che questa in parte strumentalizzazione della cosa non porti a nulla, specialmente in questo contesto specifico. Non me lo sarei aspettato, mi sarei aspettato invece meno provincialismo quando si parla di chiudere qualcosa. Che vuoi chiudere? Un campo da beach tennis o da beach volley con una rete va chiuso sulla spiaggia, basta andare a Barceloneta, farsi un giro sul lungomare o a Copacabana, oppure in qualsiasi città del mondo che si affaccia sul mare, vedi che c'è una rete da pallavolo, e non è che chiudono la rete da pallavolo, la pallavolo è posizionata sulla spiaggia e lì rimane, e così anche gli altri sport cosiddetti da spiaggia rimangono, non hanno bisogno di nulla. Per quello che riguarda la manutenzione, la sicurezza delle spiagge, il municipio competente è già provveduto ad avviare tutto il necessario, i bandi, gli iter amministrativi per garantirli. Da quest'altra parte ripeto che il municipio, essendo competente a bilancio, ha tutte le risorse necessarie a comprare 3 reti da pallavolo e delineare un piccolo campo, e per cui di cosa stiamo parlando vorrei sapere. Una volta che mettiamo un po' di semplicità, un po' di fantasia, a costo zero, portiamo in quest'Aula una delibera che di fatto fa rinascere quel territorio senza nulla, voi parlate di che cosa? Di mettere a bilancio che cosa? Che cosa volete chiudere? Cosa volete chiudere? Sposate l'idea e magari quest'estate ci facciamo una bella partita a pallavolo sulla spiaggia tutti insieme. O se no andate a casa.